Si è conclusa con grande successo presso la meravigliosa cornice del castello medievale di Castellammare di Stabia l'edizione numero 11 del Galà del Cinema e della Fiction in Campania, kermesse incentrata sulla produzione audiovisiva nel nostro territorio, ideata da Valeria Della Rocca in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. È stata una serata impegnativa, interessante, con una grandissima partecipazione, tantissimi nomi importanti. Grandi film, grandi fiction e soprattutto quest'anno abbiamo premiato anche attore, attrice non protagonista, che è una novità proprio per dare una visibilità anche ad altri attori altrettanto bravi ma che hanno rivestito ruoli secondari. Parliamo dei premi principali che abbiamo assegnato questa sera. Ma sicuramente il premio alla regia Mario Martone per il film Il sindaco del rione Sanità, che è stato un grandissimo successo anche a Venezia, il protagonista come migliore attore De Leva, che è stato una grande interpretazione, così come l'attrice non protagonista Marina Confalone, che ha recitato nel film di Edoardo De Angelis, sua interpretazione magistrale, attori di fiction, attori di anche dei premi speciali molto importanti come quello che abbiamo dato a Lino Guanciale come attore di cinema e fiction e tantissimi altri, devo dire soprattutto quello più importante, ma non perché siano stati meno importanti gli altri, ma perché è una fiction davvero molto sentita, che è la migliore fiction, L'amica geniale, e quindi è stato premiato come migliore attore femminile, attrice femminile, il cast. Protagonisti dell'ultima serata, registi ed attori di fiction e cinema, affiancati da Marco Spagnoli, direttore artistico della manifestazione, Maurizio Casagrande, presentatore della premiazione, e Violante Placido, madrina di questa edizione 2019. Parliamo di questa convocazione che ha avuto, di questo averti attribuito il ruolo importante di madrina di un galà che ormai è arrivato alla sua 11ª edizione e che davvero rappresenta un punto di forza del territorio campano. Sì, devo dire che insomma ha veramente ragione di esistere e di andare avanti questo festival, perché il cinema campano, la televisione sta vivendo un momento di furore e quindi c'è tanto fermento creativo, tanta qualità, tanti generi e stili diversi, quindi è importante che abbia un festival tutto suo. La Napoli in particolare è una città unica, con un'identità molto forte, infatti anche il cinema che ci sta regalando ha nelle sue diversità una forte identità, e questo è sicuramente un punto di forza. E vediamo anche che tanti registi non sono neanche napoletani, quindi comunque è una città, diciamo, o anche la Campania stessa, insomma, che ispira i registi a raccontare storie, a immergersi nella sua anima. Tra i numerosi riconoscimenti assegnati spiccano indubbiamente il premio Miglior Fiction all'Amica Geniale e Miglior Film a Il Sindaco del Rione Sanità. È un'occasione per così festeggiare questo film, che è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala e già prima a Venezia dal pubblico e dalla critica, e quindi insomma siamo molto contenti. Quanto sono importanti, ecco, paesaggi come quelli che abbiamo noi in Campania anche per ispirare un pochettino la fantasia dei sceneggiatori ma anche dei registi? Sì, beh, la Campania è il posto più bello del mondo, quindi è chiaro che fare cinema qui c'è tutto, ovviamente, c'è ogni piega, ogni dettaglio, anche sfumatura di qualunque storia tu voglia raccontare, in Campania c'è, quindi è grande ricchezza. Grazie.